Al Dipartimento di Studi Politici e Sociali, tra i progetti in corso c'è la ricerca sull'amore sociale. Con lo studio di un indice empirico specifico, il gruppo di ricerca, cui afferiscono altre università internazionali, intende misurare concretamente la presenza dell'amore sociale tra le nazioni. L'amore ha una riflessione antica, già i greci, Platone, ci esprime il valore dell'eros come desiderio di poter ricongiungersi con ciò che ci manca. O anche Aristotele, la filia è una delle declinazioni dell'amore, che è costruire legami con chi ci somiglia. Più recentemente però l'amore ha vissuto una nuova fase, che è quella della rilevanza sociale, caratterizzato da un elemento di un'azione che è eccedente, non richiesta e che genera benefici. Allora c'è un filone di ricerca empirica nel gruppo di ricerca di Salerno insieme con tante altre università nel mondo che mostra la rilevanza dell'amore nella società. Per esempio abbiamo studiato il caso dei beni sospesi, che nasce dalla tradizione del caffè sospeso napoletano. Non è un dono, perché il dono prevede la restituzione, e invece nel caffè sospeso c'è un beneficio dato verso uno sconosciuto. E poi più recentemente abbiamo cominciato a studiare l'amore sociale dal punto di vista quantitativo. In questo dibattito di revisione, di misurazione della ricchezza, ecco, noi abbiamo prodotto il World Love Index, un indice che misura l'amore sociale, cioè quanto le persone nelle loro relazioni creano benefici reciproci. E quindi abbiamo creato un ranking e abbiamo misurato attraverso una serie di indicatori, come per esempio le persone che si dedicano a piantare alberi, sono soggetti che seminano benefici anche a generazioni future, non solo a quelle attuali. L'amore ovviamente ha anche il suo contrario. I femminicidi, di cui assistiamo quotidianamente, purtroppo spesso impotenti, segnano quando c'è un fallimento nella capacità di costruire relazioni positive. Ecco, e chi non conosce questa dimensione o riesce a fare l'esperienza matura dell'amore, spesso reagisce in maniera tragica con la violenza. E tante volte l'atto di femminicidio si conclude con un atto di suicidio. Chi non riesce ad amare non solo distrugge gli altri, ma distrugge anche se stesso. E sempre al Dipartimento di Studi Politici e Sociali c'è un altro filone di ricerca che sta lavorando alla raccolta e alla elaborazione delle informazioni utili per comporre l'enciclopedia digitale delle politiche giovanili, Youth Wiki Italia. Youth Wiki è l'enciclopedia attraverso la quale la Commissione europea intende documentare le azioni, i programmi, le politiche, i finanziamenti che tutti i paesi rivolgono ai giovani. Youth Wiki funziona attraverso quelli che vengono definiti i corrispondenti nazionali, cioè soggetti che per ogni paese che contribuisce all'enciclopedia curano la redazione e l'aggiornamento delle voci dell'enciclopedia. Noi come Italia, di concerto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, abbiamo voluto che il corrispondente nazionale non fosse un singolo individuo, ma invece abbiamo proposto un dipartimento universitario come luogo di raccolta di una serie di energie e di conoscenze. Il lavoro di Youth Wiki si fonda sulla sinergia tra una serie di attori. In primo luogo c'è il lavoro svolto dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. In secondo luogo c'è il lavoro svolto con i ricercatori delle altre università che lavorano appunto e che partecipano all'aggiornamento dei contenuti di Youth Wiki. In terzo luogo ovviamente c'è lo scambio con le ACEA e anche con i coordinatori del progetto, i corrispondenti nazionali che aderiscono al progetto Youth Wiki. Infine siamo convinti della responsabilità sociale che il progetto Youth Wiki porta con sé, in particolare nel coinvolgere e nel rendere gli operatori giovanili, gli youth workers e tutti coloro i quali lavorano con i giovani sul territorio nazionale protagonisti del progetto.